Oh, Ruben Castro offerta finalmente. Oh, entro senza sbarazzarci di qualche giocatore della primavera. Dovrebbe essere arrivato. Oh, Raspadori ha accettato la nostra offerta. Sono 3 milioni e 2 con un ingaggio annuale di 670 mila euro. E allora direi che la Gumina si può anche far inculare. Cioè, 1 milione in meno, 4 anni in meno. Praticamente stesso, ovvero io mi tengo lui, vaffanculo. Tanto prima accettiamo Raspadori. Eccolo qua, lui diventa il nostro terzo acquisto del mercato invernale. A questo punto torniamo sulla squadra e vendiamoli entrambi, non ne frega niente. Rinegoziamo. Andiamo a chiedere 11 milioni e 8, che è 1 milione in più, ci può stare. Ruben Castro, piacerebbe arrivare almeno a, non dico pari al suo valore, ma almeno fare 12 milioni. Questi soldi qua io ho detto non li andrò tranquillamente a spendere, li terrò al massimo in un'ipotetica storia come soldi della Tuborg, non certo come soldi da investire adesso perché non è reale. Che maglia gli diamo a Raspadori? A 10 proprio no? Potremmo dargli la 29? Dai, diamogli la 29. Agi dice che ha sempre voluto giocare da noi e sta realizzando un sogno, addirittura. Hanno accettato il prezzo di rescissione. E quindi ciao ciao Ruben Castro, oh, anche lui accettano 12 milioni, vattene, proprio vattene, così mi alleggerisci la rosa. Perfetto, 3 milioni e mezzo, proviamo ad alzare un tot, 4 e 6, un milioncino in più. Golden Eagle offerta, però no, mi serve una riserva di valida di Bonifazi e Vicari e lui era. Non ho voglia di sostituirlo e poi prendere uno del suo stesso livello. Resta qua. Resta qua per adesso. Tanto c'è anche lui da, di cui sbarazzarci, Le Marchand, da Kawasaki, Front. Oh però. 3 milioni, proviamo a rinegoziare. Fino ai 4,2 che so che è il suo valore di mercato. Ok. Ci aspetta la partita con la Juve. Controlliamo un attimo la formazione. Mandragora non è in forma, giocherà Valotti. Jankovic è tanto in forma, quindi lo lasciamo giocare. E quando entrerà Laursen al suo posto. Siamo pronti per la partita. Queste sono le formazioni, queste sono le divise e noi andiamo in campo. Eccoci qua al Paolo Mazza per il ritorno. La seconda partita di ritorno tra Spalla e Juve. Ricordiamo quello che successe al Paolo Mazza al secondo anno di Serie A quando vincemmo per 2-1 con gol di Bonifazi e Floccari. L'anno scorso, cioè l'anno scorso, ultima partita tra queste due squadre, finì 2-1 per la Juve. Dobbiamo riprovare a vincere o almeno pareggiare. Insomma, ci servono dei punti, non possiamo permetterci di scendere troppo in classifica. Ultimamente non è andata tanto bene. Comunque è iniziata adesso la partita, calcio d'inizio per noi, è iniziata Spal-Juve. Attenzione Alexandro sulla fascia sinistra, attacca la Juve. Attacca la Juve. Alexandro cerca il dribbling, tiro di Alexandro parato da Berisha. 1-2 tra Petretta ed Esposito. Attenzione. Agi. Agi da lontano! Palla troppo alta. Antonucci, Petretta. Cross sbagliato. Bastardi, sono riusciti a mandarlo in avanti. No, no, no. Brutto fallo di Kevin Bonifazi. Potrebbe essere cartellino rosso questo. Potrebbe essere rosso. Cartellino rosso per Bonifazi. È a spalla in 10. Ho dovuto spendere quel fallo perché se Ronaldo andava in porta era finita. Spero che non sia rigore almeno. No, ok, fermato fuori dall'area. Sostituzione. Antonucci 74 è salito, minchia. Tiriamo giù Jankovic, mettiamo Sgarbi e ci trasformiamo in un 4-3-1-2. 4-2-1-2 praticamente. Rendiamo la seconda punta Antonucci, facciamo così. Cos'è calcio d'angolo? Non ho capito se. Forse è sporcata la barriera. Siamo in 10, ma non dobbiamo perdere il coraggio. Coraggio di provarci. No, entra Chiesa per Bernardeschi, cazzo. Ok, Vicari riesce in qualche modo a fermare la nazione. Poteva essere molto pericoloso. Valotti.
Ma no, ti vede Antonucci, ma no, ti vede Antonucci, tentalo Antonucci! Mirko Antonucci in contropiede! Sei grande Mirko! Il numero 7 si porta in vantaggio contro la Juve, in 11 contro 10! Anzi, noi siamo in 10, in 10 contro 11! Però qui il merito è del passaggio di Valotti, che ha visto Antonucci smarcarsi, cazzo. Gira la palla, McKennie, Federico Chiesa. Cosa fa Vicari? Cosa fa Vicari? Dio buono. Morata fermato da Vicari. Spazzo alla via e finisce qua e vinciamo. E torniamo alla vittoria. Da un bel po' che non riusciamo a vincere in campionato. Esattamente da una partita. Dopo lo 0-0 col Milan, torniamo alla vittoria con la Juve. Hellas Milan 1-0, questo è un gran bel risultato. Bologna-Samp 0-1. Parma-Monza 1-1. Sassuolo-Roma 2-2. Lazio-Udinese 1-3. Atalanta-Genoa 1-0. Fiorentina-Cagliari 2-0. Lecce-Napoli 0-3. Torino-Inter 1-3. Rimaniamo quarti. Però che classifica vicina. Dalla prima alla quinta praticamente 2 punti. Tumminello. Così si libera il posto per Raspadori. 6 milioni e mezzo, offrono 3 milioni e 8. Ma con chi credete di avere a che fare? Di boh, che prezzo di rescissione. Vabbè, lasciamoli 4 milioni e 2. Alla fine sono soldi che neanche ci dovrebbero arrivare in realtà. Tumminello, vediamo di spingerci al suo prezzo di rescissione. Non ci possiamo neanche arrivare. O spingiamoci almeno al milione per Tuminello. Preso a zero, sarebbe già una plusvalenza, però non regaliamoli. Ok, ci siamo, mi vedete vestito diverso perché stiamo proseguendo il video dopo un po' di tempo. Abbiamo preso Raspadori, ma non abbiamo finito. Il nostro obiettivo sarebbe prendere anche un vice sia di Agi che di Esposito. Sì, beh, Esposito. Abbiamo preso Raspadori, ma non basta. Servirebbe avere un'altra punta al posto di Escobar, che non ci è piaciuto. Allora, i giocatori che noi abbiamo in lista come nostro obiettivo decisivo sono Sau al posto di Escobar e Morosini come vice Agi. Dovrebbero essere due obiettivi comunque alla portata per i soldi che abbiamo. Più di 3-4 milioni non dovremmo spendere. Andiamo subito ad attaccare per Sau, che dovrebbe costare poco, e 300.000, gli offriamo 580.000 di stipendio con un bonus gol di 2.100. Dovrebbe accettare in teoria così. Lui costandoci poco non dovrebbe essere un problema Morosini. E 845.000, ci va di lusso. Prendiamo due bei giocatori a poco. Potremmo dargli Mazzocco volendo, che tanto a 66 non crescerà più di così. Mazzocco più 400.000, gli diamo uno stipendio di 740.000, 3 anni di contratto. Un bonus gol di 1.100. Vediamo cosa decide. Aspettiamo la decisione per quanto riguarda loro. Altri giocatori che non erano nostri. Fantastico. Ad ogni modo, dovrebbe esserci anche infatti la partita con la Sampdoria. Purtroppo abbiamo Bonifazi squalificato, quindi sappiamo già che dovremo cambiare qualcosa. Che ci potrebbe stare questa volta al posto di Esposito, anche in forma. Queste sono le formazioni, queste sono le divise e noi andiamo in campo. Eccoci qua, tutto è pronto allo stadio Ferraris tra Sampdoria e Spal. Questo è l'inizio. La partita all'andata è stata clamorosa. La Sampdoria ha vinto contro i ferraresi con un risultato schiacciante di 5-1. Oggi la partita è dura perché la Spal deve confermarsi in alto. La Samp deve provare a confermare le sue ambizioni, un sogno in Europa League. La Sampdoria ricordiamo che è in settima posizione. L'inquadrato è Raspadori, che esordirà dal primo minuto con gli estensi con la numero 29. Guardateli lì, tifosi. Inizia adesso Sampdoria Spal, calcio d'inizio per la Samp. Salvatore Esposito va sulla destra da Ghiglione. Bello lo scatto di Ghiglione, bello lo scatto di Ghiglione. Fa una bella sterzata, va dentro l'area! Cioè, Quagliarella. Quagliarella viene. Non viene fermato. Attenzione, dobbiamo andare in scivolata. Ok, bello il contrasto. No. Attenzione. Erroraccio, non ci credo. Che fase difensiva gestita male. L'aveva ripresa tutte le volte gli è tornata lì.
Ha scelto sto giocatore che io sinceramente non ho mai sentito nominare. Auski, non so come si pronuncia, mi dispiace, non l'ho mai sentito prima di adesso. Siamo in svantaggio, brutto il ritorno, però dai, calma. Cioè, non ho capito cosa sia successo qua. Mi ha perso proprio la palla. No, troppo forte, cazzo! Oddio! La traiettoria era strana, ma non era neanche assurdo. Però mi avevo tirata centrale. Guarda la palla per Raspadori. Guarda la palla per Raspadori che vede Laursen sulla fascia. Che cazzo fa Laursen? Ma quando forse la teniamo? La teniamo, la teniamo! Grande Laursen! Al centro! Raspadori! Ma no, era Agi. In rovesciata. Merda. Qui Laursen aveva proprio perso. Non ho capito che cazzo volesse fare. Dio buon, se Agi mi faceva un gol così. Se Agi mi faceva un gol così. Dai, su, rega, dai, che ce la possiamo fare a recuperare la partita. No, 2-0. Ma perché? Niente. Niente, dobbiamo già cambiare schema. Ma Raspadori davanti non sta dispiacendo, ma c'è qualcosa che non va. A parte che manchiamo dietro in fase difensiva. Due gol presi sul lato di Goldaniga. E anche Ghiglione, che cazzo fa comunque. Proviamo a giocarcela così, poi prepariamo una formazione diversa per il secondo tempo. Attenzione, Laursen. Laursen, dai, proviamo a fare il 2-1. Cross al centro. Palla per Di Francesco! Ma fate inculare. Tre tiri a quattro, partita dominata fino adesso, ma giustamente loro due tiri nello specchio hanno fatto due gol. Facciamo entrare Seba Esposito per il suo fratello, e lo mettiamo qua. 2-1-3-4. Ma dobbiamo provare a giocare a trazione anteriore. No. Beh, no, 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 no. Io questa la voglio vedere, però non è possibile. Cioè, io ho il difensore davanti. Com'è possibile? C'aveva il difensore davanti. Cioè, io capisco che il gioco deve essere scriptato, ma così mi sembra un po' troppo. C'era il difensore davanti a lui. Cioè, guardatela. In due! Due difensori. Cioè, Mandragora e uno tra Goldaniga e Vicari. No, Goldaniga. Non è neanche Goldaniga. Che cazzo c'era davanti? Ghiglione e Mandragora. Mandragora ha alzato la gamba, ma perché? 3-0. È quasi finita, ma proviamoci. Proprio in avanti, non avevi niente da perdere. Agi la tiene. Pedretta, Mandragora, Agi, Laursen, Seba Esposito, l'azione bella. Vai Seba! Seba Esposito, il killer di Castellammare la riapre. Samp 3, Spal 1, dai cazzo! L'entrata alla panchina e lascia comunque il segno. 25 minuti per pareggiarla. Dai, Escobar. Palla per Seba Esposito. Bellissima la palla per Di Francesco! Ma guarda Teo, è impossibile però. Lancia di Francesco, che è distrutto Difra, si vede. Cross al centro, in realtà è per Agi. Vai Agi! E vabbè, ma dai, centrale lo tiro, ma perché? Ma guarda a te Beriscia, ma guarda a te Beriscia, ma guarda a te Beriscia. Io per carità ho fatto delle scivolate ridicole, ma guarda a te Beriscia cosa fa. Ma guarda a te Beriscia cosa fa. Cioè, la voglio rivedere questo. No, il gioco non si sta mica giocando contro, cioè, guarda a te che schifo. Cioè, ogni... cioè... questa è stata proprio chiaramente la partita che dovevamo perdere. Però non ci puoi fare niente, cioè. Lo rivedrete dalle statistiche, lo vedrete dal video, che questa è una partita che noi abbiamo dominato, solo che la squadra ha fatto di tutto per perderla. Cioè, abbiamo giocato molto meglio di loro. Però è così. Juve Milan 0-1, Monza Bologna 1-3, Roma Parma 4-2, Udinese Sassuolo 0-1, Genoa Lazio 2-0, Cagliari Atalanta 2-2, Napoli Fiorentina 0-4. Inter Lecce 1-0, Torino Hellas 1-0. Nel male sono state fermate quasi tutte quelle della nostra zona. L'Atalanta è stata rallentata, Lazio e Napoli fermate.
Non dobbiamo aver perso troppo. Infatti abbiamo perso posizione solo su Inter. E andiamo a vedere cosa vi dicevano per Sau e Morosini. Per Sau aspetteremo. E dobbiamo aspettare anche per Morosini. 5 milioni e 2 per Bonifazi. Ma direi che ve lo potete anche scordare. Noi Kevin ce lo teniamo. L'unica, una partita che abbiamo giocato senza di lui, guardate com'è andata a finire. Fine trattativa. Torniamo ad attaccare per Sau e Morosini. 1500, 2006, 2100. Con un bel ingaggio per Sau, vediamo cosa dice. E attacchiamo anche per Morosini, bonus vittoria di 1000. Vediamo Morosini così cosa dice. Oh, procediamo, prossima partita è la partita col Monza. Lasciamo Esposito in campo e teniamo Raspadori come seconda linea. Come vedete, formazione da turnover. Petretta e Ghiglione sono fuori e dentro Sernicola e Dickman. Antonucci dentro al posto di Francesco, totalmente fuori forma. Per il resto la stessa formazione che ha affrontato la Sampdoria. Queste sono le formazioni, queste sono le divise, andiamo. Oh, eccoci qua, partita in casa col Monza. Dobbiamo rifarci dopo la partita persa 4-1 con la Samp. I giocatori sono tesi, si vede. I tifosi anche esultano, ma con tensione. Dobbiamo stare attenti perché qua si decide la nostra panchina. Ad ogni modo, inizia adesso Spalmonza, calcio d'inizio per noi. Su, dimentichiamo quella partita, ci può stare. Eh sì, no! Su. Ma io l'ho vista in porta. Calma! Il duo del Chievo, ricordiamo che i due avevano giocato insieme anche al Chievo, abbiamo giocato insieme l'anno scorso. E questo per loro è il terzo anno in squadra insieme a Agi. Hanno buttato su Agi in area di rigore. La palla intercettata, Kevin Bonifazi. Agi. Antonucci, bello lo schema. Mandragora, ok, ok, dai che l'azione non è male questa volta. Agi vai da lontano. Palo. Ma fatti inculare, va là, che cazzo di gioco, quanto script. Più mattonella da mancino questa. Proviamo. Oddio, non è male. Ma guarda te, deviata dalla barriera, la fermata sulla linea. Ok. Non è fallo neanche questo, no, eh. Ci pareva. Ok, Laursen. Laursen per Esposito, vai! Ma Dio Cristo, cos'è sto tiro? Ma dai, ma guarda te. Ma perché ci sta remando contro la squadra? Ok, Laursen. Seve Esposito, palla per Laursen. Vai, Laursen! Ma Dio, ma perché? Ma non riescono a fare un cazzo. Ok, proviamo. Sulla sinistra andiamo. Antonucci, Mandragora, Agi vai da lontano. Ma che due maroni, ma perché non riescono, ma perché non riescono, ma perché, cosa sta succedendo a questa squadra? Finisce sì, 0-0 con l'intercettazione, la squadra non gira, non capisco cosa stia succedendo, ci sembra che ci stiamo giocando proprio contro, qualcosa non va. Milan-Sampdoria 1-0, Verona-Juve 2-4, Bologna-Roma 2-2, Parma-Udinese 1-0, Sassuolo-Genoa 3-0, Lazio-Cagliari 2-2, Atalanta-Napoli 0-3, Fiorentina-Inter 3-1, Lecce-Torino 2-4, vediamo un po'. Scendiamo al sesto posto, un po' demoralizzato, non so cosa stia succedendo. Termini finalizzati per Morosini, che accetta l'offerta, ci mancherebbe altro, quasi 1 milione all'anno. Quindi Morosini diventa nostro, così come Marco Sau. Accettiamo perché 90.000 di stipendio in più ci possono stare. Per cui, benvenuto alla SPAL. Ok, decisioni prese. Sau si prende la numero 30 che aveva al Cagliari quando aveva debuttato. Morosini si prenderà la 34, che era sempre il numero che c'aveva quando aveva debuttato nel Brescia. No, è un'altra volta. Pronto? Hai letto gli ultimi articoli? Ecco, sapevo, ancora tu. Ripeto.
mai letto gli ultimi articoli? No, non li ho letti sti ultimi articoli, che cazzo hai fatto? Ah, io niente, sei tu che hai fatto ciò che sai. Sono saltati fuori anche dei testimoni. Testimoni di cosa? Era vuoto il bar di prima mattina con le restrizioni Covid, cosa vuoi? Fossi in te non sarei così sicuro di te stesso. Hai voluto farli grosso col Bologna? Ora la paghi. Ciao, Beo. Mette giù. Ah, due coglioni, ho ancora. Ma che due palle. Per un caffè, adesso devo assorbirmi sta rottura di cazzo. Ancora, presidente. Pronto? Dobbiamo parlare. Di cosa dobbiamo parlare? Non lo sai. Tutta sta commedia tra te e quella tipa. Seriamente? Non scherziamo. Questa storia fa troppo rumore per i nostri gusti. Dai, sono voci, lo sai anche tu com'è andata seriamente. Noi lo sappiamo, ma le persone sono divise. E la squadra ultimamente sembra andare un po' dove vuole. Dove vuoi arrivare? Lunedì mattina, niente allenamenti, non presentarti. Voglio parlare coi giocatori, capire che sta succedendo, se sono dalla tua parte o se ci sono problemi. Possono comunque succedere due brutte partite, eh? Due brutte partite è diverso da due brutte partite dove la squadra faceva il contrario rispetto alle tue istruzioni. Quindi che succederà? Se sono dalla tua parte darò loro una strigliata. Se ci sono dei problemi, bisognerà riflettere sul tuo futuro. Parla chiaro, mi volete esonerare? Volete farmi davvero fuori? È una possibilità, non possiamo tenere un gruppo disunito. Hai fatto bene fino adesso e mi dispiace, ma c'è poco da fare. E mette giù anche lui, non posso neanche rispondere. Dai, che due coglioni, farmi esonerare per un caffè, ci manca solo quello.